Benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. Ieri c'è stato il grande addio, l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II e per lei una pioggia di rose sull'auto reale prima che arrivasse al castello di Windsor, dove sua maestà si è riunita all'amato Filippo ed è stata sepolta proprio accanto al principe nella cappella dedicata al re Giorgio IV. Circa 2 milioni di persone hanno accompagnato la regina nel suo ultimo viaggio, mentre 4 miliardi hanno visto la cerimonia in televisione. Tanti in lacrime, ma non sono soprattutto passate inosservate le lacrime del figlio, il re Carlo III, che fin dalle prime ore del mattino è apparso molto emozionato, quasi in lacrime al funerale di Stato nell'abbazia di Westminster. Ha fatto infatti fatica a trattenere le lacrime quando il feretro della madre, caricato su un'auto funebre, ha lasciato proprio Wellington Arch per dirigersi poi verso il castello di Windsor. Uno dei momenti però più commoventi dei funerali della regina Elisabetta II ha visto protagonista lei, la principessa Charlotte Elizabeth Diana, la figlia proprio di William e Kate, che oggi ha 7 anni e dopo ore di grande compostezza è scoppiata a piangere. Kate, infatti, in queste ultime ore ha rivelato come stanno affrontando questi giorni di lutto proprio i due figli, i più grandi, che sono stati presenti ieri alla cerimonia. Lei, infatti, dice che George si sta rendendo conto di quanto fosse importante la sua bisnonna e di cosa sta succedendo in questi giorni. Invece Charlotte, la bambina che abbiamo visto poco fa piangere per l'ultimo addio alla sua bisnonna, dice a Kate: «Mamma, non preoccuparti perché adesso è con il bisnonno».